un ambiente, un nuovo ambiente definito metaverso. E se il presente, appena lo nominiamo, già sfugge, è lì, nel futuro, che l'uomo costruisce il nuovo mondo. Lo sanno gli studenti dell'IRIGEM di Rosao, protagonisti di un viaggio nel tempo, condotto a colpi di tecnologia da uno dei più importanti divulgatori scientifici internazionali, Giancarlo Orsini. E oggi siamo di fronte al periodo di più grande progresso della storia, perché mai come in questo momento miliardi di persone, più di 8 miliardi di persone, stanno affrontando migliaia di problemi trasversali su di loro e ovviamente stanno arrivando le risposte. Queste risposte sono sempre qualcosa di innovativo e sono anche utili probabilmente per molte altre persone, quindi possiamo definirlo progresso. Anzi, io direi che siamo di fronte al nuovo rinascimento determinato da più di 8 miliardi di persone. Un'immersione anche virtuale nelle nuove tecnologie e nei grandi cambiamenti che hanno ridisegnato il nostro quotidiano, senza però dimenticare l'essenza del fattore umano. Non bisogna mai smettere di essere degli veri esseri umani, tant'è vero che una delle skill più importanti è l'intelligenza emotiva, che è un po' il contrario, anzi è il contrario dell'intelligenza artificiale, perché proprio nell'era della robotica, dell'information technology, dell'intelligenza artificiale, ci sarà necessità di esseri umani. E se l'ovvio di oggi era l'impossibile di ieri, in questo nuovo rinascimento sono loro, i giovani, i veri e propri artisti del futuro. Tutti dicono che i ragazzi sono il nostro futuro, no? Però bisogna investire sul nostro futuro. L'importante è crederci e investire su questi ragazzi, perché se ci crediamo noi, iniziano a crederci anche loro. E magari sarà proprio lì, seduto tra gli studenti dell'IRIGEM di Rosà, che un giorno cambierà il nostro futuro. Che cos'è per te il futuro? Per me il futuro è qualcosa che ci porterà, diciamo, a un'innovazione, a un qualcosa che ci apre la testa, diciamo. Questi anni che stanno avendo molti miglioramenti anche a livello informatico e tutto il resto, e anche per un ragazzo che fa informatica come me, è molto utile anche perché apre un po' di più la mente, fa ragionare un po' di più su quello che può essere il futuro e quello che potrei fare anch'io nel futuro. Per te cos'è il futuro? Per me il futuro è qualcosa ancora, secondo me, da scoprire, perché siamo ancora agli inizi, però ci saranno delle cose che ci sorprenderanno.